Questi 90 milioni che cosa hanno fatto? Hanno innescato 90 milioni di euro in 36 mesi, 120 considerando il valore degli interventi attivati con i bandi. La Regione Marche investe ingenti risorse per migliorare la rete viaria. A Dorciano, in sala consigliare, l'assessore alle infrastrutture e lavori pubblici Francesco Baldelli ha presentato la graduatoria relativa al bando per la concessione di contributi a comuni e province utili per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento delle strade o messa in sicurezza di percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali. 90 milioni di interventi finanziati dalla Regione Marche con un intervento diretto del proprio bilancio che va a aiutare le nostre comunità cittadine, migliora la qualità della vita nei nostri territori. Parliamo di strade, di percorsi pedonali, di sicurezza in senso lato, di cui c'è tanto bisogno nei nostri territori, di cui hanno tanto bisogno anche i bilanci comunali che non riescono ad affrontare queste tematiche. Questa è stata la scelta della giunta Acquaroli, che d'altronde è costituita da 4 ex sindaci su 7, quindi è una giunta che conosce bene le problematiche dei territori. A questi si aggiunge anche un sostegno alle province per l'accessibilità di luoghi culturali che sono emblema della nostra regione. E uno di questi emblemi, di queste bandiere, è sicuramente il monastero di Fonte Avellana, che riceverà un contributo di 400.000 euro della regione, a cui si aggiungerà una compartecipazione della provincia, perché questo luogo diventi veramente fruibile al turismo religioso e al turismo che accede a questa nostra montagna, il Monte Catria, che ricordiamo è la più alta montagna che separa l'Umbria e le Marche nel territorio della provincia di Pesaro Urbino. Quindi interventi molto importanti che hanno attivato in questi 30 mesi, poco più di 30 mesi della giunta Acquaroli, investimenti sul territorio per 120 milioni di euro. Questo significa poi indirettamente anche sostenere l'economia di questi territori con tanti lavori pubblici messi in moto e messi a terra dalla giunta regionale del presidente Acquaroli. Sono estremamente felice per il finanziamento, il cofinanziamento che ci è stato dato per Fonte Avellana. Cioè, Fonte Avellana è un luogo non solo di culto, ma un luogo che è nel cuore di tutti, di tutta la provincia di Pesaro e anche delle Marche, per cui riuscire a risistemare la strada che porta a Fonte Avellana per noi come provincia è un grande risultato. In maniera partigiana sono contento anche dei 52.000 euro cofinanziati che arriveranno per Isola del Piano, anche perché mi permette di mettere in sicurezza un tratto di dove c'è tanto traffico a scartamento abbastanza ridotto che viene comunque percorso dagli anziani. Mi permette di fare dei passaggi oltre che pedonali, ma anche dei percorsi pedonali a sbalzo, in modo che i miei vecchietti possano camminare in tutta sicurezza.